Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, è tornata all'Aquila in occasione del Festival della Partecipazione. Un'occasione importante, a suo dire, di discussione e confronto. Direi che è un tema, un obiettivo straordinariamente importante per un paese che appare sempre meno partecipato, basta guardare dai dati elettorali allo svuotamento progressivo della rappresentanza politica, tutte cose che dicono di una difficoltà per le persone di partecipare, però poi quando poi si fanno iniziative, si offrono occasioni di discussione sui temi reali, si costruiscono festival, si scopre che invece le persone hanno molta voglia di esserci, partecipare e discutere, quindi credo che anche in questo caso da un lato valorizza e dall'altro interroga tutti quelli che hanno pensato che era meglio liquido e virtuale invece che materiale presente, fatto anche di persone che si incontrano e ripigliano l'uso della parola invece che delle sillabe. La leader della Camera del Lavoro ha anche incontrato un gruppo di impiegati dei call center aquilani, Center Globe Network, Icare e Consorzio Lavorabile, che hanno manifestato per chiedere certezze lavorative e commesse in uno scenario sempre più in crisi e dal futuro incerto. Le lotte e le iniziative aperte nel paese sono tante, abbiamo questa dell'Aquila, siamo recentemente usciti dalla lunga vertenza di Almaviva, abbiamo ancora aperta quella di GP Imposte, potrei elencarne tante altre. Abbiamo chiesto, abbiamo un confronto aperto che speriamo produca dei risultati al Ministero dello Sviluppo Economico, che riguarda il tema clausola sociale, non delocalizzazione da parte delle imprese, gli strumenti che il Paese si deve dare perché queste norme siano applicate, così come abbiamo aperto il confronto al Ministero del Lavoro rispetto agli strumenti degli ammortizzatori sociali o degli strumenti comunque per governare i punti di flessione. Ma oltre ai tavoli aperti c'è proprio un tema, che questo è diventato un settore strutturale della nostra attività economica, dentro il quale i lavoratori hanno vere e proprie carriere, e bisogna che tutti non abbiano più l'ottica di considerarli dei lavoretti transitori, ma dei luoghi di lavoro dove determinare qualità, professionalità, retribuzione e le sicurezze che sono necessarie al lavoro.